Veniamo a un'altra ipotesi di reazione dal basso, insomma, come reagire dal basso. Dario Damorano, fondatore dell'Unione Italiana di Network delle Città di Transizione. Se ho capito bene, bisogna ripartire da due temi, la sovranità sul cibo e sull'energia. In realtà dovremmo fare un processo di ristrutturazione di quello che ci è stato infilato in testa negli 30 anni, a partire dalla seconda guerra mondiale. Cioè, in realtà noi attualmente viviamo in un mondo che è completamente scollegato e anche i temi, i mainstream che si leggono in televisione, nei giornali, da quello che è la realtà fisica, reale delle cose, da quelli che sono i reali bisogni di un paese, di una popolazione, per la sua sopravvivenza e per la sua prosperità. Viviamo in un mondo dominato da quella che è la finanza, che ha cominciato a scollegarsi dall'economia reale, e ci siamo dimenticati che in realtà noi siamo esseri biologici e che per campare, per prosperare, in realtà abbiamo bisogno di altro. Ed è sconvolgente come nell'attuale campagna elettorale determinati temi, che sono quelli riguardanti la sostenibilità e la tutela del territorio, sono completamente scomparsi dall'agenda politica. Si parla di MTS, di debito, di finanza, di spread, non si parla di disponibilità alimentare, disponibilità energetica, consumo del suolo, frane, alluvioni, ovvero tutto ciò che sarà il nostro futuro qui, adesso e nei prossimi brevi anni. Non esiste nessuna prospettiva, nessuna politica pianificata che possa fronteggiare ciò che ci aspetterà. Parlo conoscendo quelli che sono in realtà i report internazionali sulla disponibilità energetica ed alimentare dei prossimi decenni. Noi abbiamo un'esplosione demografica mondiale. Una buona parte della popolazione mondiale che sta crescendo lungo la catena alimentare, quindi tende ad avere gli stessi consumi energetici ed alimentari di quello che è il modello occidentale. Contemporaneamente stiamo esaurendo il terreno utile, ovvero la disponibilità di suolo, e la crescita, la redditività delle pratiche agricole, anche con tutte quante le ultime tecniche possibili e immaginabili, non cresce oltre un certo livello, mentre cresce esponenzialmente la richiesta di cibo. A fianco a ciò abbiamo un problema, vi dico proprio epocale, ovvero l'umanità si è sviluppata in seguito alla nascita dell'agricoltura stanziale, che presupponeva una stabilità climatica che attualmente non c'è più. Quindi è molto più difficile programmare i raccolti e la produzione. I terreni sono in fase di erosione. Questa ha delle conseguenze potenzialmente devastanti. Perché è vero che uno ha il problema dell'IMU, queste sono le nostre preoccupazioni, non posso cambiare la macchina. Però in realtà il cambiamento di paradigma dovrebbe essere quello un attimino di svegliarsi da questa bolla e cominciare a pensare che noi potremmo, non un ipotetico futuro, ma in questa generazione avere un reale problema di approvvigionamento alimentare ed energetico. Ora, diciamo, ho accennato qualcosa sul cibo. Tornando al campo dell'energia, il discorso è simile. L'attuale civiltà industriale si è sviluppata a partire dalla rivoluzione industriale, quando il lavoro delle macchine ha sostituito il lavoro muscolare umano degli animali. Ma da dove viene la questa energia? Da fonti rinnovabili, inizialmente dal carbone e successivamente dal petrolio. Quindi tutto quello che noi abbiamo intorno adesso, quello che abbiamo sviluppato, è stata una sorta di doping che la civiltà umana ha avuto per l'effetto di sostanze non completamente sempre disponibili. Cioè, c'è stato questo balzo che ha permesso di produrre sempre più beni, merci, materiali, che poi ha portato al consumo e alla saturazione in realtà dei mercati, da cui poi è stato la finanza di creare di nuovo questo circolo produttivo dei consumi indotti e la creazione di un mondo economico sbloccato dalla realtà. Tornando, non entro, diciamo, nei particolari perché non so se il tempo del problema energetico no, è molto infatti devo alto. dire anche perché poi vengo a Tornando fare un po' più delle domande. al discorso nostro, di noi oggi, domani, come paese, se noi dovessimo veramente, come è assai probabile, collassare a livello monetario e valutario e cominciare a uscire dalla comunità europea, certo non è che ce lo faranno fare molto facilmente.
cioè bisogna essere pronti a dei sacrifici però per uscire dalla valuta, no? Che ci mette di più. E la prima possibilità è la guerra energetica da rimettere. Noi potremmo diventare la Cuba del Mediterraneo, noi, la Grecia, la Spagna, ovvero essendo dipendenti dall'energia e dal cibo, se noi non programmiamo con le giuste politiche anche espansive, anche sussidi e incentivi statali, il passaggio a una produzione alimentare autoctona, a un cambio di dieta, è un cambio nell'uso del concetto di energia, che non significa solo energie rinnovabili per quanto necessario, ma anche un concetto di decrescita energetica, e quindi comporta anche dei sacrifici della revisione dei propri stili di vita, noi saremo comunque schiavi. La libertà di poter disporre del proprio cibo e dei rinnovabili in realtà sono uno dei mezzi per conquistare la democrazia. Nel momento in cui diventeremo dall'esterno per i nostri beni primari, noi saremo comunque ricattabili da entità sovranazionale non da noi. Grazie.